Si basa sostanzialmente sull'opportunità e sulla possibilità di studiare il comportamento dei consumatori. Perché capire cosa il consumatore gradisce, preferisce, quali sono le emozioni che il consumatore genera alla presenza di un prodotto o di una packaging o di un advertisement, è fondamentale per capire quali sono i piani o le strategie di marketing, promozione e comunicazione per quanto riguarda la qualità di questi prodotti, perché noi siamo bravi a saper produrre. Con questo nuovo laboratorio inizieremo a curare con attenzione gli aspetti relativi alle strategie di marketing per mettere a disposizione dei piccoli produttori che altrimenti non avrebbero le risorse economiche per poter affrontare, il dialogo con, i grandi mercati globali. Il Brain Lab presso il Corfila, che è un centro di ricerca di neuromarketing che utilizza sofisticate conoscenze e attrezzature per misurare quello che fa vendere un prodotto, ovvero l'emozione. Abbiamo sempre ipotizzato che l'emozione si potesse misurare con un questionario, con un'intervista, con dei focus group. In realtà non misuriamo l'emozione, ma misuriamo la razionalizzazione dell'emozione. Con questi strumenti andiamo direttamente a bypassare la razionalità e avere il dato puro, che è quello che è molto più affidabile dal punto di vista dell'efficacia della comunicazione e del marketing. L'analisi viene sviluppata utilizzando attrezzature apparentemente complesse, in realtà sono più semplici oggi rispetto a un passato. Per esempio, un elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma ci permette di misurare quale parte del cervello si attiva. Noi sappiamo, per esempio, che l'attivazione del prefrontale destro rispetto al sinistro è collegata a un'emozione negativa, una sorta di allontanamento dalla fonte, mentre l'attivazione prefrontale sinistro rispetto al destro ci produce un'emozione positiva. Quindi, indipendentemente da quello che le persone mi dicono, noi l'emozione con questa attrezzatura possiamo misurarla. Questa è la valenza emotiva. Poi abbiamo anche la possibilità di misurare l'intensità emotiva con il battito cardiaco, la sudorazione delle mani e la respirazione. Infine, uno degli strumenti più importanti è l'eye tracker, che è un misuratore di movimento oculare. Quindi riusciamo perfettamente a misurare quello che le persone guardano. Ovviamente gli strumenti sono integrati tra di loro, sincronizzati, così che si può individuare cosa le persone guardano e che tipo di emozione provano, alta, bassa, positiva o negativa. Ci sono delle nuove applicazioni che consentono, attraverso la scansione di una semplice etichetta, di entrare direttamente in contatto con chi produce e quindi avere già l'emozione anche di un contesto, di un racconto, di una storia. Quindi questo nuovo laboratorio vuole conoscere i consumatori per poter dare loro delle nuove opportunità e delle nuove esperienze.